Centesima presenza di Nicolas Crocco Scafati con una vittoria. Quanto è importante questa vittoria su Roma? Ah, fondamentale per tenere il ritmo delle altre che stanno in alto, non possiamo sbagliare in casa. Centesimo un po' malato perché purtroppo ieri sera mi era venuto un po' la febbre, ma per fortuna il risultato parla per noi e sono due punti fondamentali. Insomma, le prime 100 in giallo-blu, qual è il ricordo migliore che hai qui a Scafati? Ma ce ne sono tantissimi veramente, dalla Coppa Italia ai playoff il primo anno, alla salvezza l'anno scorso a Forlì, e tante partite vinte allo scadere, tantissime emozioni che mi porterò sempre dentro. E qual è, diciamo, l'ultimo, un augurio per le prossime 100? Un augurio per le prossime 100 che siano migliori di queste. Sì, siamo venuti a Scafati consci della forza della squadra, una squadra solida, compatta, con tanti giocatori che possono in qualsiasi momento fare la partita o essere coinvolti nella partita stessa. Vedi Ranuzzi piuttosto che Cro oggi, che hanno mantenuto la stessa solidità per 40 minuti, nonostante che noi avessimo abbassato il quintetto e fatto cose, diciamo, per rompere un po' il ritmo di Scafati. Abbiamo fatto fatica nei primi due quarti, soprattutto difensivamente, perché eravamo ancora un po' a guardare, fra virgolette, la partita, nel senso che comunque sappiamo, e durante la partita l'abbiamo capito, che c'era bisogno di un'energia diversa, di un'intensità diversa. Devo dire che questa nel secondo tempo l'abbiamo fatta, siamo entrati in campo sistemando alcune cose e soprattutto credendoci questa volta dal primo all'ultimo minuto, e siamo andati avanti, abbiamo breccato la partita, siamo andati avanti, abbiamo preso il vantaggio e abbiamo giocato un secondo tempo di grande spessore, a mio parere. Certo, con errori, con situazioni da migliorare, però allo stesso tempo con orgoglio e con coraggio, che è quello che avevo chiesto ai ragazzi prima della partita. L'orgoglio e il coraggio sono fondamentali quando si lotta e quando lotteremo da qui alla fine per il nostro obiettivo, che è la salvezza. E devo dire che oggi l'abbiamo fatto, perché siamo andati avanti, poi sotto, poi di nuovo avanti, poi abbiamo pareggiato. È chiaro che per noi c'è il rammarico della sconfitta, perché poi alla fine quello che conta sono i due punti, però devo dire che la sensazione è di aver visto una squadra giocare, una squadra combattere, una squadra che è venuta nel campo di una delle più forti squadre del campionato con il piglio che deve avere una squadra di basket. Quindi c'è il rammarico evidentemente per la sconfitta per noi, ma davanti a noi c'è una luce in fondo al tunnel, perché se noi ripeteremo lo stesso ardore che abbiamo messo oggi nelle prossime partite. Questo deve essere l'insegnamento che prendiamo da questa partita. Purtroppo non possiamo prendere due punti, perché i due punti sono andati a Scafati, che negli ultimi minuti, diciamo, negli ultimi momenti decisivi è stata più fredda di noi, però noi possiamo prendere la consapevolezza che se giochiamo con il cuore, se giochiamo insieme, possiamo tornare a vincere e superare questo momento di difficoltà insieme. Ci sono domande? Sì. Coach, siete riusciti a fare un'ottima partita difensiva bloccando i rifornimenti a Sheffield. Siete riusciti ad arrivare praticamente dove volevate, perché punto a punto fino alla fine. Poi, tecnicamente, cosa vi è mancato? L'abitudine a giocare queste partite. L'abitudine a giocare i finali punto a punto, un po' di freschezza anche, perché non ci dimentichiamo che noi abbiamo tre giocatori fuori, quindi insomma alla fine poi nella rotazione queste cose qui contano, ecco. E nei momenti decisivi voi sapete meglio di me che basta soltanto un dettaglio per fare un canestro piuttosto che perdere la palla, quindi noi
Insomma, auspichiamo presto di recuperare i tre giocatori che abbiamo fuori e di avere un po' una rotazione più ampia che ci permette di essere freschi alla fine. Però, ripeto, come ha detto lei, il nostro game plan, il nostro punto di riferimento dal punto di vista difensivo oggi era sicuramente bloccare Sherrod non soltanto come realizzatore, ma come produttore di gioco, perché lui fa assist sui tagli, passaggi per i tiratori. Quindi noi abbiamo visto questa cosa qua e abbiamo detto ok, nonostante che avessimo due lunghi fuori, cerchiamo di metterli in difficoltà su questo punto. Poi è evidente che Lorenz è un bel giocatore, ha fatto canestri importanti, Spizzichini ha fatto un gran canestro importante alla fine in sottomano, però difensivamente parlando il punto fondamentale secondo me era togliere lui a Scafati e togliere rimbalzi a Scafati, questo che è un giocatore che è il miglior rimbalzista del campionato, e questo l'abbiamo fatto non benissimo, ma voglio dire è la sua caratteristica principale. Io tutto sommato da questo punto di vista non posso non essere soddisfatto. Certamente sono tante belle parole, ma poi contano due punti, e quindi alla fine poi ci portiamo dietro delle buone sensazioni, e mi auguro che domenica, insieme a queste buone sensazioni, ripetendo una partita di atteggiamento come abbiamo fatto oggi, arrivino anche due punti. Abbiamo trovato di fronte una squadra molto motivata a fare bene, l'innesto di Parente un po' li ha trasformati, li ha galvanizzati, perché ha dato timing sui giochi, ha dato organizzazione in attacco, sono stati molto più fluidi delle partite precedenti dove spesso andavano fuori controllo. Loro hanno giocato una partita molto intelligente cercando di limitare il nostro gioco in posto basso con Brandon, da dove poi riuscivamo a creare situazioni, era raddoppiato, triplicato, specialmente nel terzo quarto lo hanno fatto bene, nei primi due quarti un po' meno. Il rammarico mio è per i primi due quarti, dove abbiamo prodotto 50 punti nonostante le loro difese e non siamo riusciti a chiudere, perché potevamo chiudere sopra i 15 punti e magari indirizzare già da lì la partita. Invece loro sono entrati nello spogliatoio meno 9, convinti di poterla riaprire, come poi in effetti è stato. E là siamo stati bravi noi a non perdere lucidità nelle cose che dovevamo fare, nel mettere la palla in mano ai giocatori designati, nel trovare tiri importanti con Ranuzzi, con Santiangeli, Spizzichini, Lovers, e nel supplire al fatto che avevamo Lovers con un problema che si trascinava da venerdì all'anca, ha voluto giocare, però probabilmente qualsiasi altro giocatore per il dolore che aveva non avrebbe giocato, e Crow che stanotte è stato vittima di un virus che lo ha debilitato completamente, in campo si vedeva che si trascinava, le rotazioni erano quelle, quindi dovevamo fare di necessità virtù, camuffando queste problematiche, gestendo al meglio i giocatori. Questa entrata e uscire continuato di Lawrence era dovuto spesso a queste cose, e quindi abbiamo supplito anche di squadra a queste situazioni, alla non brillante giornata di qualche altro, facendolo di squadra, facendo le nostre cose e soprattutto vincendo una partita molto dura, molto fisica, in cui Roma ha giocato bene, però noi siamo stati bravi quando siamo andati sotto a non disunirci, a replicare, a continuare a credere in quello che facevamo e a cogliere una vittoria importantissima che ci fa fare un altro passo in avanti in classifica. Siamo contenti di questo. Abbiamo domande? Lorenz, adesso sono diverse partite che gioca, secondo te che punto è dell'inserimento? No, è inserito, il problema di Lorenz stasera è solo di natura fisico, per questo infiammazione a un tendine dell'anca che di fatto da venerdì non lo ha fatto allenare, anzi eravamo più sicuri che non giocasse piuttosto che giocasse. Lui con lo staff medico hanno lavorato bene sia ieri sia stamattina, e poi stasera prima della partita ha deciso che in ogni caso voleva giocare. Quindi di questo gliene siamo grati, ma anche il nostro capitano, nonostante avesse un po' di febbre e fosse completamente disidratato, ha dato l'anima in campo per dare anche minuti a Santiangeli,
per essere utile e importante alla squadra, e in alcune situazioni anche di rimbalzi difensivi, di secondo possesso in attacco lo è stato. Ripeto, abbiamo giocato di squadra come stiamo facendo ora, lo dicono anche le statistiche, lo dicono anche la ripartizione dei punti, dei tiri in campo, ed è quello su cui abbiamo lavorato, dobbiamo migliorare, ed è quello su cui io mi riconosco come mia mentalità e come mia filosofia di gioco, di non essere dipendenti da uno o due giocatori. Ancora qualche domanda? Noi regaliamo sempre il terzo quarto. No, la prima, sempre esagerato. Prima volta in un anno. Prima volta l'anno scorso. Due anni fa. Prima volta quest'anno. Lo regaliamo spesso, nel senso che è come se entrassero gli altri più concentrati di noi. Almeno perdiamo di concentrazione rispetto a come siamo usciti dal campo. Quando si va dentro con 9 punti, si è stati 15 sopra, spesso si è portati a pensare inconsciamente, entriamo, allunghiamo 2-3 canestre e finisci. Gli avversari che vanno sotto, sono stati 15 sotto, hanno chiuso a 9, prendono fiducia e entrano in campo con un altro tipo di determinazione. Però una partita di basket è anche fatta di parziale. Se fossimo perfetti durante tutto i 40 minuti, probabilmente saremmo imbattuti. Ma non lo siamo perfetti, non ci riteniamo di essere perfetti, ci riteniamo di lavorare durante la settimana per migliorare quelli che sono piccoli difetti. Due anni fa, l'anno della Coppa e del primo posto, avevamo grossi problemi nel primo quarto a impattare le partite, ad approcciarle. Andavamo sempre sotto e poi andavamo secondo e terzo quarto, andavamo avanti. Quest'anno è un po' diverso, perché ci abbiamo lavorato, lavoreremo anche, ci lavoriamo durante la settimana, ma spesso sono motivi di ordine più mentale, psicologico, che non tecnici o tattici. Probabilmente fossimo stati 4 punti sotto, saremmo partiti con un altro spirito. Però non posso, per partire bene nel terzo quarto, chiudere il secondo 4-5 sotto. Preferisco chiudere 9 sotto e poi vedere cosa succede nel terzo quarto. Un mese fa circa avevano l'esplosione di Romeo. Sì. E poi sta giocando. Romeo non è esplosione, non significa che va in campo e fa 15 punti. Esplosione significa che va in campo e in una squadra che lotta per le prime posizioni, Romeo ha il suo spazio, entra stabilmente nelle rotazioni, gli consentiamo di sbagliare anche qualche tiro da 3 punti, qualche penetrazione, qualche errore difensivo, perché entra nella rotazione. Non è soltanto una valutazione in termini di punti, è una valutazione in termini di utilizzo che ne facciamo e soprattutto di quello che riesce a dare alla squadra. E penso che Romeo quest'anno a Scafati, disputando un campionato di vertice che è diverso da Acropoli, squadra retrocessa che giocava alla fine più per finire il campionato, che l'impatto e le aspettative sono completamente differenti, e anche le pressioni che ha in campo sono completamente differenti, perché quando si gioca contro Scafati si gioca con un altro tipo di concentrazione anche per gli avversari, e quindi le partite aumentano di fisicità, di atletismo, di tattica, di tecnica. Lui è ragazzo, però i passi che ha fatto dall'inizio dell'anno, da quando è arrivato ad ora, sono clamorosi, tant'è che anche nel quarto quarto lo mette in campo senza nessun tipo di problema.